Sarà il tema dei diritti declinato in svariati contesti, dallo sport alla disabilità, dall'inclusione sociale all'impegno civile, il filo conduttore dei numerosi appuntamenti proposti dal Consiglio regionale al 30° Salone Internazionale del Libro, in programma dal 18 al 22 maggio all'Ingotto Fiere di Torino. Spazio anche alle iniziative destinate ai giovani, dal sostegno alla partita del cuore, una sfida per la ricerca che coniuga divertimento e impegno sociale, al progetto Hashtag Dillo a Tutti per la promozione di stili di vita salutari. I visitatori potranno inoltre conoscere l'attività legislativa e culturale dell'Assemblea Piemontese attraverso le pubblicazioni in distribuzione presso lo stand istituzionale, in un'area condivisa con la Giunta regionale. Anche quest'anno c'è il contributo in termini energetici più che altro da parte del Consiglio regionale, oltre chiaramente che dalla Giunta regionale, per il Salone del Libro. Il messaggio principale che ho voluto mandare come Presidente del Consiglio regionale è che il Salone del Libro, questa straordinaria iniziativa culturale all'interno della quale vengono promossi tutti, diciamo, gli elementi, momenti di riflessione finalizzati a una sorta di cittadinanza attiva. Nella cultura ci sono gli anticorpi per proteggerci dalla involuzione culturale che sta arrivando. La straordinaria concordia istituzionale ci ha messo nelle condizioni di, incrociamo comunque le dita, di vincere la partita, ma non per Milano. Vince la partita perché è giusto che il Salone del Libro, che è un tutt'uno con il nostro territorio, possa dare il meglio di sé. E oggi abbiamo rappresentato e inanellato tutta una serie di iniziative volute dalla Presidenza del Consiglio, dalla Giunta regionale, che si svolgeranno e si terranno all'interno dell'Arena Piemonte. Quindi in bocca al lupo al Salone del Libro. È per noi una bellissima giornata, perché naturalmente questa 30ª edizione del Salone del Libro nasce un po' travagliata. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e mi aspetto dei grandi risultati.